Messico e nuvole. Oggi facciamo il Dago, i tre nuovi Messico e nuvole. Eccoci ragazzi per la nuova linea estiva di Dago. Sembro un coglione, comunque va bene. No, lo sei, è diverso. Cioè, veramente. Nuova linea di Dago e Liquid, linea estiva. Partiamo con il Zactus. Dead Rabbit 24, dual coil. Visello, parti con la descrizione. Liquido al cactus, fresco e dolce, leggermente cremoso e arricchito da pitaya e maracuja. Pitaya, roba bella, signori. Come voi sapete, a noi i freschi non ci piacciono. Però devo dire che questa linea mi è piaciuta parecchio, nonostante fosse una linea di freschi. Minchia, sei fresco. Fresh. Puttana. Buono. Nascas? È freschissimo. È freschissimo. Veramente tanto fresco. Allora, qui la nota di cactus viene fuori molto molto bene. Qua vi apre la gola in due. Sì, anche la nascar si sente. Allora, c'è la pitaya e il maracuja. Allora, io sento pitaya e maracuja. Il cactus sinceramente non l'ho mai mangiato e non l'ho mai bevuto. Allora, se fosse meno fresco sarebbe, secondo me, meglio. Ma perché a noi non piacciono tanto i freschi? C'è da dire una cosa. Questo liquido è molto fresco, però dopo la terza, la quarta svapata che fate, vi viene fuori il cremoso e sentite come se fosse un latte alla frutta. I grissi stanno spaccando la gola. Mica, ma ti apre proprio di brutto questo. Per me è buono, se ci fosse un po' meno colada o quello che è, sarebbe meglio. È però è il fruttato è buono dentro, mi piace molto tanto. Buono. Sì, è vero. La base fruttata è veramente eccezionale. Insieme al cactus probabilmente danno questo connubio di gusto che è veramente buono. Allora, per il liquido che è, io quindi con tutto questo ice che c'è dentro mi sento da dargli un 7,5. Se non ci fosse l'ice gli avrei dato sicuramente un 8,45. Liquido molto buono, io però gli do un 7 per via dell'ice. Sì. Se non ci fosse stato l'ice? Se non ci fosse stato l'ice era un 9. Visello? Io mi accodo per il 7, proprio per la stessa motivazione, e se non ci fosse stato il fresco, un 8 mi sarebbe andato bene. Liquido veramente eccezionale. Non è nei nostri gusti di freschezza. È troppo, cioè secondo noi è veramente troppo fresco. Però l'estate ha preso questo giro di creare liquidi freschi, non freschi come i malesiani, si intende, però sono freschi. Beh, questo qua picchia, Questo sì, questo ha la sua bella dose di fresh. Andiamo avanti e passiamo al Ginebra. Ginebra, che dovrebbe sapere di... Gin lemon aromatizzato da frutta messicana e cetriolo, un liquido fresco per eccellenza con un sapore terso e pulito. Questo qua l'abbiamo provato al Vape Italy e io sentivo proprio il gin, era proprio un gin lemon. Allora, fatto, sentite il gin e il cetriolo. Spettacolo! Gin e cetriolo, un gin lemon col cetriolo. Un gin lemon proprio, oh, ma proprio davvero, sentite proprio la nota del gin. Gin. Cioè proprio il gin lemon. È vero. Col cetriolo. È il cetriolo. Verde del cetriolo, c'è proprio quel profumo lì. Quando lo tagli. È vero. Il cetriolo quando lo tagli. Lo si sente persino dal drip. Che lo sbucci, che gli levi la pelle per farlo in insalava. Sì. Buono. Anche questo è fresco. Sì. Sono tutti fresh. Benissimo. Al Vape Italy non mi sembrava così tanto freschi però. Vabbè. Andiamo avanti. Recurve. Recurve by Wotofo. Questo è meno fresco, hai fatto un tiro più lungo. Questo vi è solo una piccola punta di fresco, ma proprio fresco. Leggermente. Fresco. In aspirazione sentite il gin. Il gin. Ginnatelo cazzi. Ginnatelo cazzi. Sembra veramente di avere il gin lemon al cetriolo in bocca. Fotonico, ragazzi, questo è fotonico. Cioè, allora, cribbio. Allora, devo dire che però il cetriolo mi sparisce. Sì, in svapata il cetriolo sparisce. Nell'aria c'è però.
Allora, il cetriolo mi sparisce, però mi dà proprio la sensazione di bere un gin lemon. Con tanto lemon, un gin con tanto cioè un gin lemon con più lemon che gin, ma il gin lo sento, proprio sembra proprio di bersi, ma veramente, cioè un gin lemon, purtroppo non sento la nota di cetriolo, però veramente sembra proprio di bersi un gin lemon. Attenzione, e il fresco è meno marcato rispetto all'altro. Con l'altro ho provato in fiera, mi sembrava che fosse un wasp. La parte di cetriolo veniva un po' più fuori. Sì. Quindi in base al lato comunque vi verrà fuori il cetriolo. In questo caso su recurve il cetriolo sparisce, almeno io proprio non cala lo leggermente. Sento. Sì. Io non lo sento proprio, però è sembra più, sì, è più gin lemon. Che... A me sembra proprio di bere un gin lemon. Quando butto fuori è più lemon, ma mentre aspiro è gin. Ma veramente, cioè, io sono sbalordito da questa cosa, perché non pensavo si potesse ricreare il gin perfetto sullo svapo. Quindi per me è un punto positivo questo. Sì, buono, mi piace. Come abbiamo già detto, si sente bene il gin in aspirazione, il lemon fuori uscita in espulsione del vapore, e sparisce il cetriolo, però nell'insieme buono, mi piace, gli do un bel 7,5. Io per sta cosa del gin che mi ha sbalordito, anche se è troppo fresco, gli do 7,40. Io gli do un 8,5, perché nonostante sia fresco mi è piaciuto veramente veramente tanto. Sì, ovviamente se non ci fosse stato il fresco il voto sarebbe più alto, per i miei gusti. Bisello, anche per te? No, è tu così. Rimani su 7,5. Sì, ah. Rimango così. Non... Mi ha stupito che sono riusciti a riprodurre il gin. Sì. Però non è un liquido che mi fa, diciamo, impazzire. È buono, rende bene, ma va bene, ciao. Io senza ice avrei alzato il voto, però c'è l'ice, quindi stiamo sui 7,45. Purtroppo noi per i freschi e gli ice. Purtroppo è così, sì. Siamo nemici. Adesso proviamo l'ultimo, che è il Carlotta. Carlotta. Allora, è una loro rivisitazione dell'omonimo dolce messicano con l'aggiunta di yogurt e lampone. Cremoso e rinfrescante. Questo dovrebbe essere il più cremoso dei tre. Allora, fatto, sentite proprio la nota di cheesecake e del lampone. A me il lampone mi fa impazzire, è uno dei frutti che mi piace di più in assoluto. Sì, una chesecake al lampone. Tanto chesecake sento al profumo. Formaggiosa. Sì, formaggioso al lampone. Sì. Pixie Vapefly, singola resistenza, col complesso da frevo. Andate a vedere la recensione. 40 watt. Questo a me mi era piaciuto da subito in fiera appena l'avevo provato, perché comunque si sente la nota cremosa, si sente bene la nota del lampone che nello svapo mi fa impazzire. Questo è uno dei miei liquidi, io gli do già un 9. Sai cosa? Ma sai che forse un pelino da ice c'è? Un pochino di fresco c'è. Ma cioè è quasi impercettibile. Proprio zero, proprio ti rimane... Come se fosse una torta tirata fuori dal frigo. Sì, ma cioè, è proprio impercettibile. Cioè, io lo sento perché noi siamo fissati, però. O magari ancora il fresco di prima degli altri due. È effettivamente una chesecake al lampone con un 5% di ice. Ma giustamente tu una cheesecake, per mantenere la sua consistenza, la devi tenere nel certo, frigo. Certo, sì. Certo. Quindi... 7,5. Il lampone lo sento bene, buono. Me lo aspettavo più formaggioso. Se fosse stato più formaggioso gli avrei dato 8,5. È un buon cremoso fruttato. Sì. Io il fresco non lo sento. Sarà che avete ancora il fresco dei precedenti. Precedenti. Io il fresco non ne sento. Ho resettato prima di fare. Ah, è resettato. Sì. Sì, è buono. Io non sono un amante del lampone, giusto? Cos'è? Sì, il lampone, quindi è buono, però gli do un 7. Ma cos'è quello con lo yogurt? Sì. Yogurt e... Allora non è che secate. È yogurt. Yogurt e lampone. Non è una cheesecake allora. È un dolce messicano rivisitato con yogurt e lampone. Cremoso. Ci sentite la cheesecake? Io la cheesecake non ce la sento. No, appunto, no. Cremoso al lampone. Pensavamo che era una cheesecake, invece era yogurt. Vabbè, ci siamo sbagliati. Comunque, è yogurt allora.
scusate. Però magari può dare quella sensazione a, sì, perché è comunque sì, dà l'idea. 7 in punto 9 perché a Stefanello piace il lampone, quindi cosa devi fare? Signore, a questo punto aspettatevi una live con Zach, il quale salutiamo in questo momento. Ciao Zach, grazie mille dei liquidi. Ciao caro. Provateli comunque, signori, perché come i precedenti si distinguono. Sì, Dago comunque ormai secondo noi è un marchio, cioè non da ridere, cioè è una roba bella, cioè nel senso, Dago è roba bella, siamo noi che purtroppo i freschi è così, cosa dovete fare? Quindi ringraziamo nuovamente Zach, provateli, diteci qualcosa sotto nei commenti, recensiteci su flavorito.it, trovate il link qui sotto in descrizione, seguiteci su Instagram, su YouTube e dappertutto. Con l'ultima smappata di Stefanello ci vediamo con un prossimo video. Mi sono incasinato, va bene, ciao.